Molti oramai ne sono convinti, è l'inizio della fine, il peggio deve ancora arrivare. Il 2012 sarà per le imprese del Lazio l'annus horribilis, almeno secondo l'allarme lanciato dalla CNA nell'indagine sulle piccole e medie imprese laziali. Il lavoro non basta più e il 60% degli imprenditori ha dovuto mettere le mani in tasca per sopravvivere, sono stati trasferiti capitali privati alle aziende e spesso questi soldi sono serviti per coprire i debiti. Secondo la CNA il Lazio è in recessione già dal 2011, ma secondo le previsioni sarà il 2012 l'anno in cui molti saranno costretti a chiudere. Il settore più colpito è l'industria, dove il segno meno tocca il 2,3%, segue il settore delle costruzioni, stroncato anche dal blocco degli appalti pubblici e dal mercato immobiliare fermo. Il calo degli ordini e dei ricavi significa inevitabilmente tagli all'occupazione. Secondo la CNA sarà il 2012 l'anno in cui molti saranno costretti ad effettuare tagli drastici al personale. Non aiuta nemmeno l'accesso al credito. Secondo l'indagine della CNA, oltre il 30% delle imprese del Lazio si è visto ridurre o chiudere il rientro dei finanziamenti bancari in essere. Le province più colpite risultano Latina e Viterbo. La luce in fondo al tunnel si annuncia soltanto per il 2013, per 7 imprenditori su 10, quindi il peggio deve ancora arrivare.